Ciao a tutti, siamo qui con Arianna Bergamaschi, il sogno un po' di tutte le bambine, diciamo la verità. Volevamo sapere innanzitutto di questo stage che si è venuta a presentare oggi, che è Broadway on the Sea, e volevamo sapere appunto qui a Danza in Fiera che cosa porti e cosa presenti. Presenta appunto questo stage che abbiamo ideato io e Roberto Giuffrida, che è un mio collega della Bella la Bestia, che ha fatto con me 2 anni la Bella la Bestia. Lui faceva le tonte, facevo Belle, e che è il primo stage di danza e musical sul mare. Saliremo il 30 di giugno su una Grimaldi Lines che ci porterà a Barcellona da Civitavecchia. Staremo a Barcellona un giorno e mezzo, sempre sulla nave, quindi c'è la possibilità di visitare Barcellona, ma l'hotel diventa un po' largo. E si ritorna indietro entro il 3 di luglio a Civitavecchia. In questi 4 giorni si faranno 4 ore al giorno di danza. Sarete ospiti, usufruirete di tutti i servizi della nave, più chi si vuole iscrivere nello stesso prezzo, cioè di partenza il prezzo è 355 euro, per appunto vitto, alloggio, tutto quanto, la nave, tutto più lo stage, e sono 4 ore tra danza e canto. Ma la sera chi vuole iscriversi su prenotazione ci saranno lezioni di danza in più, di recitazione con Andrea Spina, che fa con me in questo momento 3 cuori in affitto in tournée, che è un grande performer di musical, e delle lezioni in più di danza di Roberto Giuffrida. In più chi vuole può fare invece a pagamento delle lezioni private di canto. Bellissimo. Quindi si può passare dalle 4 ore alle 8 ore, basta solo che chi vuole aggiungere delle ore di studio in più si iscriva, ma nel prezzo ci stanno tutte le ore gratuite. Benissimo, beh, direi che è una cosa assolutamente interessante. Noi vorremmo sapere, appunto, tornando al discorso di prima e al fatto che un po' quello che hai fatto è un po' il sogno di tutte le bambine, com'è stata la tua esperienza con La Bella e la Bestia anche? Beh, è stata una grande esperienza essere poi scelta dagli americani, che sono, diciamo, il massimo per il musical nel mondo, come Belle, tra 3.000 persone, 8 mesi di provini. È stato lunghissimo e durissimo, però la soddisfazione è immensa, anche perché è stato lo spettacolo più visto in questo momento fin da quando sono iniziati i musical in Italia. Sono state 530.000 persone che sono venute a vederci, ed è stato il primo resident show mai esistito, nel senso 8 mesi Milano, 8 mesi Roma, chi voleva venire doveva venire. Bellissimo. Quindi è stato sicuramente il più bel musical che io abbia fatto nella mia vita, anche se sono chiaramente affezionata a tutti, non so, il Mago di Oz, Masaniello, Un Mandarino per Te, o Pinocchio dei Pooh, insomma, sono state tutte esperienze che... E quando eri piccola c'è stato un musical che avevi come, diciamo, sogno e che sei riuscita a realizzare? Il Mago di Oz. Io quando guardavo da bambina, io amavo e amo ancora Judy Garland, per me è un mito, insomma, del panorama cinematografico musicale degli anni 50, 30, 40, e quindi vedevo questo film e dicevo: ma il mio sogno sarebbe fare Dorothy nel Mago di Oz. Quando mi hanno chiamato, vi dico solo questo, per fare comunque provare a parlare di fare questo spettacolo, io stavo guidando e ho fatto un incidente stradale. Accidenti. E l'emozione, cioè immagina, tu sogni tutta la vita di fare una cosa, ti chiamano e dicono: lei sarebbe disponibile per fare il Mago di Oz? Io ho frenato, pioveva e ho tamponato una serie di macchine che chiaramente dietro mi hanno tamponato a catena. È stato molto divertente perché poi nella pioggia col telefono in mano, scusate, finisco di parlare e arrivo. Beh, quindi tutto questo non ha però portato sfortuna allo spettacolo, che è invece è stato un successo, e quindi questo siamo contenti. 3 cuori in affitto invece, visto che è la new entry della Non è un musical, anche se si canta, le musiche sono di Giovanni Maria Lori, che è uno che fa musiche da musical, gli arrangiamenti da musical, ma in verità è una commedia comica presa dalla famosa sitcom degli anni 80, 3 cuori in affitto, che magari non tutti, insomma, sono tutti giovani, non si ricorderanno tutti, ma però insomma molti si ricordano. E c'è questo Jack, che è questo attore un po' squattrinato che vuole fare successo in America, che vuole a tutti i costi coabitare con me, che sarei Janet, e Chrissy, questa bionda bellissima, che sarebbe Justin Matera. E pur di abitare con noi, visto che il proprietario di casa non vuole uomini nella sua casa, si inventa di essere gay. In verità è un Don Giovanni pazzesco, ci prova con me, con Chrissy e anche con la proprietaria di casa. Quindi c'è proprio... Lui si tratta di Paolo Ruffini, il grande conduttore di Colorado Caffè. Siamo una compagnia di 7 persone, quindi siamo passati da una compagnia di 40 a 7, però essendo una cosa, una pièce comica teatrale, insomma è una cosa più ridotta ma molto comica, molto si comica. Ride tantissimo. Com'è lavorare con uno staff invece di tantissime persone, come quello che può essere il musical La Bella e la Bestia? Sicuramente si crea una famiglia, anche perché stare tutti i giorni nello stesso teatro, da circa le 2 del pomeriggio a mezzanotte, tutti i giorni, meno lunedì,
anche se poi lunedì, siccome devi fare le promozioni dello spettacolo, certo, quasi sempre sei ancora insieme a loro, diventa la tua famiglia, ma veramente la tua famiglia, cioè tutti sanno tutto degli altri, anche tutti i dolori e le felicità della vita proprio, certo, si condividono, ed è molto bello. E infatti io sono rimasta, come avete visto, in contatto, sì, con Andrea Croci, che era Gaston, certo, Michel Altieri, che adesso è in America e sta facendo fortuna in America, Roberto Giuffrida, insomma, io con i colleghi con cui ho lavorato tanto ormai ho un rapporto. Bene. Quasi mio fratello e mia sorella, certo, ecco, ovviamente. Va bene, allora ringraziamo, ti lasciamo al tuo stage. Numerosi, posso dare l'indirizzo mail, certo, per le informazioni, certo, dello stage? Dovete scriverci a broadwayonthesea@gmail.com o su Facebook abbiamo la nostra pagina di Broadway on the Sea, Stage Internazionale. Seguiteli. Grazie, vi aspetto. Grazie, grazie mille. Ciao.